Napoli a Bergamo, Accademia Carrara di Bergamo con la direttrice dell'Accademia, Martina Bagnoli. Allora, in che modo Napoli arriva a Bergamo? Allora, è una storia molto interessante, molto divertente, poco conosciuta, però di fatto già dalla seconda metà del 400 c'erano bergamaschi attivissimi a Bergamo come mercanti di tanti tipi di prodotti e nel corso degli anni poi questo rapporto così stretto mercantile ha avuto, come vedremo in questa mostra, anche degli esiti artistici. Cosa succede? A Bergamo, a partire dagli anni 60, vediamo la presenza di artisti bergamaschi, per esempio Pietro Mango a Gandino. Ma quello che sconvolge un po' il panorama artistico della città è che nell'82 arriva questa grandissima tela del Passaggio del Mar Rosso di Luca Giordano a Santa Maria Maggiore, una tela meravigliosa, grandissima, in mostra evocata da una bellissima riproduzione che consente di vedere tutti i dettagli, e qui comincia appunto una moda che è quella della pittura napoletana, che vedrà impegnate non solo le grandi commissioni e committenze delle chiese, ma anche famiglie nobiliari. Questa mostra porta all'Accademia Carrara dei quadri, dei dipinti, delle tele che sono sparpagliati per il territorio e presenta anche delle scoperte all'interno dei nostri depositi, perché ad esempio noi avevamo una tela meravigliosa, un po' messa da parte come copia di Luca Giordano, e dopo il restauro abbiamo scoperto essere una grandissima opera di Luca Giordano, che è nella stessa sala che esibisce quattro tele strepitose di Luca Giordano. Normalmente stanno di casa nella chiesa di Sant'Evasio e Pedrengo, quindi sicuramente una mostra per venire a vedere delle cose che sono sul territorio che non si conoscono molto bene. Ma oltre a questo, e per presentare e far conoscere al pubblico bergamasco la pittura napoletana del Seicento, che forse non è così frequentata perché, no, Bergamo si conosce molto più l'orizzonte veneziano, la mostra è, diciamo, la pittura napoletana a Bergamo è introdotta da una serie di bellissimi dipinti del Seicento napoletano che provengono dalla collezione di Margaret e Giuseppe De Vito e che rappresentano tutto lo svolgersi della pittura napoletana dagli inizi, diciamo, del Seicento, quindi dagli inizi dell'eredità caravaggesca, Battistello Caracciolo, Stanzione, il maestro di Annunzia Pastori, fino all'esplosione del barocco e quindi Mattia Preti e Luca Giordano, passando per Cavallino, Fenoglio, Olio Ricca. Quindi chi viene a questa mostra vedrà dei dipinti meravigliosi, che è sempre una bella esperienza, conoscerà, imparerà a conoscere la pittura napoletana nelle sue varie tendenze e capirà che è presente anche a Bergamo nelle chiese e nelle case dei ricchi bergamaschi. Rimane poi aperto l'invito, come sempre in occasioni di queste mostre, di visitare tutta l'Accademia con le splendide opere d'arte che sono sempre lì ad aspettare gli appassionati. Non solo, assolutamente sì, un'occasione per tornare e ritornare a vedere il nostro bel museo. Voglio anche ricordare che la mostra è corredata da un ricchissimo public program che comprende 8 conferenze. Ogni mercoledì abbiamo cominciato questa settimana, ce ne sarà la prossima, quella dopo ancora, quindi un'occasione per approfondire alcuni degli aspetti più intriganti che questa mostra propone. Grazie Martina Bagnoli, in bocca al lupo per la vostra mostra che durerà fino al primo settembre. Assolutamente sì, grazie a voi dell'ascolto.